Mister Pasquale Padalino, buongiorno e benvenuto alla Juventus. Grazie, buongiorno. Mister, importante calciatore in passato, importante allenatore adesso, però è come se fosse per te il primo giorno di scuola, no? Non proprio il primo, sarebbe bellissimo, perché significherebbe avere almeno una trentina di anni in meno. Però è importante per me e per il mio staff, perché quando vai a intraprendere una nuova esperienza è come se fosse sempre la prima volta. In parte è così, perché c'è il desiderio di partire in una nuova esperienza, cercando di mettere a disposizione quelle che sono le nostre conoscenze, nella speranza di poter contribuire a una programmazione che poi ci possa portare delle soddisfazioni. Hai citato lo staff, presentiamo. Assolutamente sì. Alla mia destra, vice allenatore, ex calciatore, da sempre con me, Sergio Di Corcia. Buongiorno. Alla mia sinistra, anche lui da sempre con me, il preparatore atletico, il professor Francesco Paolo Fiore. Buongiorno a tutti. Mister, cosa ti ha spinto ad accettare la Juventus? Beh, quando sei a casa, come spesso ci capita, abbiamo a disposizione del tempo. E in un ventaglio di possibili società e squadre che personalmente noi proviamo a definire, c'era anche la Juve Stabia. E sono squadre alle quali è difficile dire di no. Tra l'altro io credo che il lavoro vada sempre rispettato, al di là del contesto e del momento che stiamo vivendo, quindi a prescindere il Covid. E quindi dire di no o non prendere in considerazione piazze che hanno una storia definita in un periodo che aggiunge emozioni, e quindi non dare la disponibilità a persone che comunque in te confidano un certo tipo di fiducia e vorrebbero intraprendere un certo tipo di percorso, credo che non sia corretto. E per quanto mi riguarda, siccome ho trovato di fronte persone che hanno subito accettato il mio pensiero e la mia persona, credo che la scintilla per partire insieme è scattata, diciamo, quasi subito. Castellammare, Piazza Calda, tifo caldissimo che sa sostenere la squadra dal primo all'ultimo minuto e sa farlo anche nei momenti di difficoltà. Cosa ti senti di dire a loro? I tifosi a Castellammare sono stati spesso, anzi direi sempre, un'arma in più. Credo che facciano la differenza, come in altre piazze così calde che vivono il calcio con questo tipo di passione, e che riescono tra l'altro sempre a trasmettere ai loro beniamini. Il nostro compito sarà quello innanzitutto di provare insieme a costruire un qualcosa che possa essere degno di chi indossa questa maglia e soprattutto degno di essere rispettato per quello che si fa, al di là del risultato che nessuno, e dico nessuno, può promettere. L'impegno però sì, la disponibilità assolutamente e la dedizione verso un lavoro che nessuno ci ha obbligato a fare, ma che in parte abbiamo scelto. E quindi ricambiare questa passione, questa fiducia che ci è stata accordata, e trasmettere il nostro entusiasmo e la nostra voglia di tornare a fare bene a tutti. Mister Di Corcia, ecco, anche per te, primo giorno alla Juve Stabia, cosa ti senti di promettere per quella che è la stagione che sta per cominciare? Penso che è un po' difficile aggiungere altro dopo quello che minuziosamente il mister ha raccontato. Magari si va sul banale o sul ripetitivo. La voglia è quella di lavorare sempre dal primo giorno, come avete detto poc'anzi. Per me personalmente è un piacere ritornare in uno stadio, in un campo dove da ex calciatore ho calcato tante volte, e quindi questa è l'occasione buona finalmente di far parte di questa fra virgolette famiglia. L'impegno sarà sempre massimale, le direttive del mister le conosciamo da tempo, come lui adesso ha raccontato dopo tanti anni.
Quindi l'impegno sarà massimale, poi ovviamente è sempre il campo verde che al 90esimo dirà se è fatto bene oppure se è fatto male. Prof, questo è un campionato particolare, un campionato anomalo, forse lo è più di quello che abbiamo appena terminato. Le difficoltà che magari si possono incontrare in una preparazione che risulterà essere del tutto nuova. Beh sì, sicuramente saranno fatte delle valutazioni ad hoc, considerato il periodo, considerato la durata, considerato il numero poi magari di quelli che saranno i turni infrasettimanali, quindi bisogna lavorare, diciamo, indirizzati a creare un percorso che deve poter rendere il più possibile fino alla fine. Quindi, come diceva poc'anzi il mister, siamo desiderosi e vogliosi di iniziare a lavorare anche per mettere a punto appunto questo tipo di lavoro.